chi cerca la verità e chi manovra la società. La menzogna che senso ha, ci distoglie dalla realtà. Mondo globale, gente connessa, sempre di fretta, guarda la tele bevendo lo stress e minestra, assorbendo omicidi, le guerre, canzoni e proteste. E intanto chi scrive notizie racconta la stessa moneta con facce diverse, per muovere masse, per interesse, cambiano realtà secondo regole e premesse. Cambio direttore, nuova redazione, scelta di colore e sfondo. Ma tu come lo vedi il mondo? Ma tu come lo vedi il mondo? Lo vedo da monitor comodo, con milioni di cristalli che si muovono, liquidi, tempo reale, tempo di un battito d'ali. Mi sento in un attimo parte di un mondo globale, mi sento confuso assistendo ogni telegiornale, mi sento a dir poco nauseato da chi sta a aspettare, i parenti di vittime fuori dalle case, non c'è rispetto e dolore profondo, il business domina il mondo. Ma tu come lo vedi il mondo? Ma tu come lo vedi il mondo? Il mondo. C'è chi cerca la verità e chi manovra la società. La menzogna che senso ha, ci distoglie dalla realtà. Mondo malato, ora la fase terminale. Il film di questo dramma non è in onda nelle sale. Radio, giornale, espressione neutrale di un'informazione che non vuole influenzare. La cronaca rosa mezzogiorno fa notizia, mentre su del mondo gente ingoia l'immondizia. Lo Stato e la milizia, il potere è un'ingiustizia, controlla informazioni e poi le commercializza. Ci mandano segnali, milioni di cervelli divorati dagli squali, organi di stampa pieni come gli arsenali, esplodono la carica, gli effetti sono letali. Abuso di potere, propaganda notiziari, dai portali web fino ai telegiornali. Violentano il buon senso e sono gli intellettuali a far del male ai nostri modelli culturali. Oggi che fatti altrui stanno in prima pagina, oggi che dire il vero a lungo andare in margine. Oggi le redazioni sono come una discarica, il vostro giornalista problemi di grammatica. C'è chi cerca la verità